Pronti con una nuova puntata di Doppio Binario. Argomento del giorno, Gabriele? Parleremo di sport, di team building e anche della sua funzione educatrice per i giovani e lo faremo con degli ospiti molto particolari. A Allora, a tra poco. tra poco. Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. In questa puntata, come anticipato in apertura, parleremo di un argomento particolare, ovvero sport e diritto. E lo facciamo oggi, come di consueto, con i nostri ospiti in collegamento che saluto, partendo dall'avvocato Carlo Malinconico, fondatore dell'omonimo studio legale Malinconico. Ben arrivato tra noi. Grazie e buona giornata a tutti. E saluto anche Alfredo Biagini, avvocato e presidente del Lazio Rugby. Ben arrivato. Grazie e buongiorno. Buongiorno a lei. Io partirei dall'avvocato Malinconico. Quali sono le principali qualità, che lo sport può trasmettere all'ordinamento giuridico in generale, ma anche alla società? Ma senz'altro lo sport ha valori che si trasmettono sia alla società, come le diceva, sia anche al mondo del diritto, cominciando dalla società, perché poi il valore fondamentale dell'educazione sportiva sta proprio nell'apporto che può dare alla formazione sana della società. E qui, devo dire la verità, da sempre io ho ricollegato, e credo che sia una constatazione unanime, i valori dello sport a una importante funzione sociale, che è una funzione, che si compendia nel fatto che lo sport ha una funzione educatrice molto molto significativa. Basta pensare che incanala in modo corretto anche per i più estroversi giovani questa loro esuberanza in regole, nel rispetto delle regole che debbono essere osservate per la competizione sportiva, e anche senza arrivare a livello agonistico, però anche nello sport dilettantistico, la funzione di educazione che può realizzare lo sport è veramente importante. Dal punto di vista invece più ampio, quello del diritto a cui lei faceva riferimento, e anche lì l'importanza dello sport è significativa. Basta pensare che, senza ricordare o fare noiose citazioni, però lo sport è considerato sempre dal diritto come un settore sezionale, per dir così, cioè che è bene che sia regolato da disposizioni che in qualche modo prevedono una certa autonomia degli organi sportivi. Ecco, quindi il fatto che l'ordinamento statale ha una funzione che è ovviamente onnicomprensiva, però poi si articola in una serie di ordinamenti, fra cui quello dello sport è molto, che ha una grande importanza, dimostra che pluralità delle manifestazioni sociali ha bisogno di regolamentazioni ad hoc specifiche. Ecco, quindi ecco perché penso che effettivamente lo sport abbia questa duplice valenza. La ringrazio. A questo punto vorrei allora passare la parola ad Alfredo Biagini, avvocato, come già detto, lei è avvocato e presidente del Lazio Rugby. Quali sono dunque le difficoltà che incontra nello sviluppo della sua attività? Ma guardi, io mi ricollego a quello che ha illustrato il professor Malinconico, no? L'ordinamento sportivo è per legge un ordinamento autonomo rispetto a quello statuale.
Ma quali sono le finalità dell'ordinamento sportivo e perché c'è un ordinamento autonomo? Il professore ha fatto riferimento alle regole. Ecco, io vorrei ricordare che il significato di disciplina è quello di regola, non di costrizione. La costrizione poi determina ordinamenti, come posso dire, repressivi, ma in un ordinamento generale democratico la disciplina è l'educazione, l'educazione alle regole. Ecco, credo che lo sport è una la pratica sportiva è una palestra per inculcare o cercare di inculcare nei giovani che si avvicinano a qualsiasi pratica sportiva la disciplina intesa come rispetto delle regole, che è poi un, come posso dire, connotato del cittadino in realtà. Quindi lo sport ha un senso non solo e non tanto per la attività agonistica, che poi diventa, come posso dire, la rappresentazione massimale dello sport, ma come pratica sportiva, quindi come pratica di base, è oltre che un'attività preordinata al beneficio motorio, al beneficio fisico, soprattutto un'attività protesa ad inculcare il principio della disciplina, che è un principio del rispetto delle regole. Quindi lei mi faceva la domanda quale difficoltà incontra nella attività di presidente di una società sportiva, che nel caso specifico è una società sportiva di rugby. Io non parlerei immediatamente delle difficoltà operative che si incontrano nella gestione di una realtà articolata e complessa, che comunque è commisurata al numero dei tesserati. Noi ne abbiamo circa 350, quindi le difficoltà organizzative, ma parlerei proprio della difficoltà di rappresentare ai giovani che il problema dello sport non è praticarlo per ambire immediatamente a diventare un atleta di primo livello, ma è un'attività preordinata direttamente e immediatamente a raccontare come la disciplina è un elemento che poi caratterizza la vita di tutti noi quali cittadini. E questo credo che sia la missione che le società sportive debbono, nella parte di attività di base, rivestire. Proprio perché lo sport, il professore parlava di ordinamento autonomo, proprio perché lo sport, sebbene ordinamento autonomo, è un ordinamento che sta nella nostra società e che deve propugnare il miglioramento dei giovani per essere dei cittadini migliori. Questo determina, e non lo dico per rappresentare chissà quali difficoltà, ma determina un approccio quasi pedagogico non solo con i giovani atleti o i giovani che si approcciano a un'attività sportiva, ma anche un po' con le famiglie, perché necessariamente vicino al concetto della regola bisogna anche poi cercare di trasmettere il principio della comunità, che è la comunità della società, della squadra nella quale uno svolge l'attività sportiva, ma anche la comunità sociale. La ringrazio. Io ritorno allora a questo punto all'avvocato Malinconico, al quale appunto chiedo: se facessimo un raffronto internazionale, quali differenze si potrebbero cogliere nell'ambito del diritto, ma anche pensando ad esempio alla recente vicenda relativamente all'organizzazione dei giochi olimpici che riguarda appunto il nostro CONI, quali riflessioni induce? La ringrazio di questa domanda, perché effettivamente io comincerei proprio da questa seconda parte, brevemente, per non esagerare nel tempo. Effettivamente questa vicenda poi ha dato luogo proprio ieri ad un decreto legge per cercare di sanare questa situazione che si era venuta a creare, che ci rischiava
di metterci, come dire, fuori dai giochi olimpici, che sarebbe stato veramente un effetto molto grave. E questo, ecco, mi induce a sottolineare che effettivamente non dovevamo compiere questo errore, perché è sintomo anche di un mancato approfondimento. Ecco, ci sono meccanismi molto delicati, bisogna intervenire solo con una adeguata istruttoria per evitare che possiamo essere considerati come non compliant con le regole internazionali. E questo sarebbe gravissimo. Cioè, noi abbiamo visto atleti sfilare a titolo individuale per motivi politici. Per noi arrivare ad un risultato del genere sarebbe stato veramente una sconfessione di quello che noi abbiamo sempre insegnato. E quindi, ecco, davvero mi sembra che sotto il profilo anche internazionale dobbiamo tener conto proprio di questa realtà e di queste regole internazionali che ci costringono a comportamenti virtuosi in sostanza. La ringrazio. Allora, a questo punto un'ultima domanda per chiudere questa prima parte di doppio binario all'avvocato Biagini. Dunque, allora, a questo punto volevo chiedere quali sono le criticità specifiche nel mondo del rugby, proprio con riferimento anche a questo particolare momento storico, insomma, con la pandemia purtroppo ancora in corso. Ma guardi, io le do un dato relativamente alle criticità collegate all'emergenza sanitaria. Mediamente ogni settimana vengono disputate 550, tra le 550 e 600 partite di rugby, ovviamente dalle categorie giovanili fino alle categorie seniores ovviamente nelle varie categorie di serie A, di top 10, serie A, serie B, serie C. Attualmente da ottobre è svolto esclusivamente il campionato di top 10, che è arrivato oggi alla sua decima giornata, ma in realtà credo che ogni squadra che vi partecipa abbia da recuperare dalle 3 alle 5 partite, perché sono state via via rinviate per problemi sanitari. I problemi però del rugby credo che siano antichi, non sono stati provocati dall'emergenza sanitaria, che pure ovviamente oggi condiziona l'attività sportiva. Lei immagini che tutti i giovani che partecipano all'attività giovanile oggi non possono, è un divieto normativo, fare contatto. Quindi immagini allenare delle squadre di rugby senza che possano gli atleti fare contatto, al di là della noia, perché fanno esclusivamente atletica e quindi non è che si divertano molto, ma anche dal punto di vista tecnico è un periodo perso. Però i problemi sono atavici. Io li divido in qualche categoria: l'impiantistica, lo sviluppo dei dirigenti, il chilometraggio. Si dirà perché il chilometraggio? Perché purtroppo, o per fortuna, non lo so, insomma, dipende dalle visioni. Il rugby oggi è molto concentrato nel nord Italia, Lombardia, Veneto, Emilia. Quindi lei può immaginare come una squadra siciliana, una società siciliana, deve affrontare la propria attività dovendo appunto sobbarcarsi di costi, spese in termini di viaggio. E ovviamente io parlo di piccole realtà, non parlo di attività che partecipano al campionato di top 10, che comunque è un campionato domestico di primo livello, il quale si ferma a Roma. Le squadre che vi partecipano sono lombarde, venete, emiliane e due romane. Una peraltro è rappresentata da Fiamme Oro, che essendo polizia di Stato potrebbero stare in qualsiasi parte d'Italia. Quindi
Quindi sostanzialmente i problemi sono questi. Il problema più importante, ritengo, sia quello dell'impiantistica. Credo che l'Italia, ma il professor Malinconico potrebbe essere più preciso di me, l'Italia soffre di carenza di impianti sportivi, in particolare nel rugby, e quando si discute dello sviluppo del rugby nel nord piuttosto che nel sud, è perché nel nord amministrazioni locali virtuose hanno ormai per tradizione messo a disposizione impianti di primissimo livello ai loro club che partecipano ai campionati di rugby. Nel resto d'Italia la questione è un po' più complicata e sull'impiantistica sportiva credo che andrebbe, come posso dire, organizzato un intervento normativo per assicurarne lo sviluppo, perché poi senza impianti non si fa sport, senza sport tutto quello che abbiamo detto prima sul piano delle regole, della disciplina, dello sviluppo. Come posso dire, psicologico e fisico-motorio dei giovani non c'è. È inutile che faccio la polemica solita che nei paesi stranieri, nei paesi anche quelli con cui l'Italia si confronta a livello internazionale nel rugby, la scuola svolge ovviamente la parte principale nella formazione sportiva degli atleti, credo che da noi, dei giovani, credo che da noi, insomma, tutti quanti possiamo convenire che la disciplina sportiva nella scuola sono assolutamente recessive. La ringrazio, ringrazio insomma per il suo interessante intervento. Speriamo, insomma, voglio dire che quello che è stato detto oggi in trasmissione possa in qualche modo dare uno spunto anche di riflessione importante, insomma, per l'avvenire. E quindi saluto e ringrazio ancora una volta l'avvocato Carlo Malinconico, fondatore dello studio legale Malinconico. Grazie molte, grazie anche all'avvocato Biagini ad Alfredo per questo interessante excursus che ha fatto. E ringrazio ovviamente l'avvocato Biagini, Alfredo Biagini, presidente, lo ricordiamo, del Lazio Rugby. Grazie, Grazie, grazie a voi e saluto e ringrazio Carlo Malinconico. grazie. Bene, dunque io invito invece i telespettatori della puntata di Doppio Binario di restare qui con noi perché qualche minuto di pubblicità e poi rientreremo qui in studio con la seconda parte. A tra poco. Bentornati in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Continuiamo a parlare di sport, ma ci concentriamo in questa parte più, diciamo così, sulle funzioni che lo sport ha sia a livello, lavorativo, e pensiamo prima di tutto al team building che ha chiaramente avuto, su cui ha avuto chiaramente un impatto significativo, la crisi e l'emergenza sanitaria attuale, nel senso che il team building va proprio ripensato, sia a livello proprio di funzione educativa per i giovani. E lo facciamo con i nostri ospiti che vi presento e che sono l'avvocato Carlo Malinconico, fondatore dello studio legale Malinconico, ancora con noi. Buongiorno e benvenuto, avvocato. Buongiorno, grazie molte. E Valerio Bernabò, ex rugbista, che ha militato tra l'altro nella nazionale italiana. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie mille per l'invito. Grazie a lei per essere qui, ha una duplice veste fondamentale in questa parte di Doppio Binario, perché appunto oltre ad essere un ex campione di rugby, ha anche approfondito a livello universitario, conseguendo proprio una laurea specifica nell'ambito del team building. Avvocato Malinconico, io parto da lei e appunto le chiedo, lo sport, come abbiamo detto, ha una funzione fondamentale a livello lavorativo e le chiedo a livello di team building come viene applicato questo concetto all'interno degli studi legali. Prego. Allora, come lei diceva,
Effettivamente, soprattutto nell'esperienza che abbiamo fatto recentemente, abbiamo visto quanto è importante la socialità, condividere con amici, colleghi, non solo il tempo libero, ma anche proprio l'attività lavorativa. E questa necessità si avverte in modo particolare in tutte le organizzazioni sociali, quindi naturalmente anche negli studi legali, perché anche gli studi legali naturalmente sono, sia pure di limitate dimensioni, sono però comunque delle collettività in cui ci si confronta, si deve avere uno spirito di appartenenza, bisogna cercare di arrivare a risultati significativi, insomma bisogna fare squadra. E quindi questo aspetto che è comune a tutte le organizzazioni sociali e anche nel nostro piccolo agli studi legali, e quindi c'è la necessità proprio di finalizzare, di motivare chi partecipa a questa intrapresa, per cercare di ottenere il massimo risultato mettendo tutti in condizione di lavorare al meglio. Non, il lavoro, devo dire, obiettivamente, per noi deve essere soprattutto una gratificazione. Certo, è pesante in certi momenti, è complesso, ci sono scadenze, c'è uno stress particolare da affrontare, però è chiaro che lo spirito di squadra, lo spirito di appartenenza, questa capacità di condividere questi obiettivi da realizzare sono elementi fondanti di ogni organizzazione sociale e anche quindi degli studi legali. Ecco, quindi io mi fermerei su questo punto, soprattutto la necessità di dare motivazione e di dare spirito di appartenenza, perché poi è anche questo un orgoglio che viene dall'attività lavorativa. E io vedo alle spalle di Valerio Bernabò la tuta della nazionale italiana di rugby, che io poi ho ricevuto quando c'è stato un incontro a Palazzo Chigi qualche anno fa, e ancora ricordo quel momento come un momento particolarmente commovente e di motivazione. Ecco, quindi per me lo spirito di appartenenza, anche per superare i momenti più difficili dell'attività lavorativa, è un valore assolutamente fondamentale. Certo, assolutamente. E Bernabò, entrando più nel dettaglio di quello che può insegnare uno sport come il rugby, che lo ricordiamo, pur essendo uno sport di contatto, ha delle regole ben precise ed è fondato su un fair play che diciamo è molto più praticato rispetto ad altri sport, tra tutti appunto anche il calcio, sebbene sia anche più diffuso. Le chiedo quindi che tipo di funzione educativa può avere per i giovani uno sport come il rugby, che lei ha praticato ai massimi livelli? Ma io innanzitutto ho iniziato a giocare a rugby tanti tanti centimetri fa, quindi non si diventa, ecco, professionisti poi dall'oggi al domani. Ho iniziato anch'io, ecco, da bambino, quindi quando proprio avevo più o meno circa 9 anni. Questo per dire che lo sport in generale, qualunque esso sia, almeno sono profondamente convinto di questo, ha una funzione che è innanzitutto una funzione sociale, una funzione educativa. Ogni tipo di sport ha delle peculiarità e una costruzione, no, interna che comunque insegna determinate skills in base anche appunto a come è proprio strutturata la disciplina sportiva. Io ho giocato per tutta la vita a rugby, uno sport di squadra, forse lo sport di squadra, passatemi, ecco, il termine un po' per eccellenza. Però sono sempre rimasto molto affascinato anche dalle dinamiche che coinvolgono lo sport individuale. Mi viene da pensare, non so,
all'abnegazione dei nuotatori, no? Che quante vasche macinano nel corso della loro carriera per arrivare a certi livelli, o degli atleti olimpionici che ho sempre invidiato, che si preparano 4 anni per giocarsi tutto in una singola gara, quindi tutti quei processi, quella forza mentale che serve per essere pronti in quel giorno ed essere più forti dell'avversario in quel giorno. Il mio sport, diciamo, dicevo un po' per eccellenza, perché racchiude un po' tutto questo, quindi la disciplina individuale a servizio del collettivo. Ha molte specificità, uno sport, spesso detto, rugby è lo sport per tutti, perché è così, è un po' per tutte le taglie, no? Quelli alti un po' goffi come me, o i ragazzi, no? un po' più robusti, o anche il mingherlino veloce e scaltro. Diventa quindi poi la sfida vera, no? Quella di trovare una sinfonia comune, dove ognuno deve essere responsabile del proprio compito, portarlo a termine per arrivare, diciamo, a meta tutti quanti insieme. Può sembrare un po' retorico, ma nella sostanza poi questo è. Nel rugby, ad esempio, si attacca e si difende tutti insieme. Quindi è uno sport di totale e costante adattamento. E questo, diciamo, nella sua peculiarità ha sicuramente tanto da raccontare. Per poi appunto passare a tutto ciò che riguarda, no, il rispetto delle regole, che è la normalità, perché è vissuto così sin appunto da quando si è bambini. Solo il capitano può, ad esempio, parlare con l'arbitro, non è concesso agli altri giocatori rivolgersi al direttore di gara, appena appunto di prendere un cartellino giallo che lascia la propria squadra in 14, oppure di perdere del terreno, quindi 10 metri di terreno che potete immaginare nel rugby non sono proprio facilissimi, certo, da conquistare, certo. E quindi è proprio come dicevo all'inizio, no? Quindi la struttura del gioco che insegna un po', ecco, anche a vivere, no? se vogliamo. Sì, quindi insomma una funzione fondamentale. Avvocato, tornando a parlare appunto di team building, che è appunto anche il filo del nostro discorso, chiaramente, come dicevo in apertura, c'è, insomma, l'emergenza sanitaria ha indotto insomma, tutte le realtà lavorative a ripensare un po' questo sistema. Da voi in studio come funziona? Ma da noi utilizziamo tutti questi strumenti tecnologici perché siamo un po' costretti, no? Anche le udienze si fanno ormai, quantomeno nel diritto amministrativo che noi trattiamo, da remoto, e quindi con collegamenti ci abituiamo a questa nuova modalità. Però è chiaro che questo dobbiamo compensarlo con altre misure, per evitare, insomma, che ci sia una qualche disaffezione dal lavoro, dalla nostra attività, perché per un avvocato il contatto con i colleghi, con i clienti è sempre stato un aspetto assolutamente determinante. Quindi dobbiamo un po' riconvertirci a questa nuova modalità di lavoro, e certamente abbiamo avvertito la necessità proprio di fare squadra ancora a maggior ragione, ancora di più, per appunto superare queste difficoltà che incontriamo nella recente pandemia. Ecco, quindi abbiamo voluto un po' sottolineare queste esigenze, proprio immaginando di rivolgerci a chi ha fatto il team building, insomma, come attività sportiva, e poi lo ha trasferito anche all'attività, anche per dir così, aziendale, no? Dove occorre trovare qualche forma di coinvolgimento e di motivazione. Ecco, questo è un aspetto su cui noi stiamo lavorando. Non posso dire che abbiamo raggiunto già dei risultati
significativi, però è un trend che noi vogliamo continuare a sviluppare proprio perché riteniamo che questa situazione in particolare, ma anche più in generale, anche quando si supererà, quando ci auguriamo questa emergenza pandemica, ci sarà la necessità, perché proprio il mondo attuale, il mondo moderno che ci richiede un cambiamento di valori, anche di graduazione dei valori per cercare di dare al lavoro, che è certamente la parte fondamentale di ogni vita nostra, di dare una valenza importante proprio per cercare di migliorare la collettività e anche la nostra vita individuale. Certo. Ecco, Bernabò, io torno da lei. Come ricordavo in apertura, lei è qui in una duplice veste di campione ma anche di studioso. Ha conseguito una laurea specialistica nell'ambito del team building e le chiedo quindi il rugby cosa può insegnare da questo punto di vista. Sì, allora io già nel corso della carriera mi sono occupato di attività di formazione aziendale attraverso lo sport, chiaramente in particolare nel mio caso il rugby. E non mi piace molto, se devo essere sincero, chiamarlo team building perché mi sembra un po' riduttivo, no? Certo. È chiaramente l'attivare dei processi all'interno delle aziende facendo vivere un'esperienza che possa sembrare apparentemente molto distante dal mondo aziendale, ma in realtà vive di dinamiche profondamente sovrapponibili. Quello che lo spettatore vede il sabato è solamente la punta di un iceberg e di una costruzione settimanale che prevede lavori di reparto, lavori individuali, lavori di analisi video, lavori di analisi video sull'avversario, sulla propria squadra e anche sull'arbitro, per arrivare il sabato pronti a performare negli 80 minuti. In questo senso il rugby quindi attraverso appunto attività, in questo caso, nel mio caso, esperienziali, ma costruite allineandosi con le esigenze delle aziende. Quindi cercare di andare alla radice dell'area di intervento, di miglioramento e costruire degli esercizi di campo da poter fare a chiunque all'interno dell'azienda, quindi da maschio, femmina, più o meno grande d'età, chiaramente tutto in massima sicurezza, ma che vanno a riprodurre con il gioco le dinamiche su cui si vuole intervenire, che possono essere dinamiche di leadership, di comunicazione efficace, dinamiche che tendono appunto a stimolare un approccio proattivo. Sono tutte, diciamo, qualità che sono insite all'interno dell'azienda, ma che vanno chiaramente analizzate e profondamente poi alimentate. Il tutto questo chiaramente affiancato da chi fa del coaching e della formazione la propria professione. Sarebbe, no, improprio che io mi mettessi appunto a parlare o a pontificare, no? Cercando, no, di spiegare un qualcosa che vada anche, no, un po' oltre il mio ambito di competenza. Chiaramente poi con un percorso di studi che ho, diciamo, effettuato in economia con indirizzo sport e management è stata l'occasione, no, per dare forma e consistenza alle competenze, diciamo, soft acquisite sul campo da rugby. E quindi appunto poi in particolar modo da quando sono un rugbista pensionato sono passato, no, dal lato oscuro, lo chiamano i miei ex compagni di squadra, quindi quello del mondo del lavoro, dove chiaramente ancora più mi si sono palesate, no, queste dinamiche fortemente simili che avvengono appunto all'interno di una squadra di rugby, ma all'interno di qualsiasi, ecco, organizzazione a cui appunto faceva riferimento anche l'avvocato in precedenza. Ecco, complimenti, insomma, per aver dato corso, insomma, alla sua carriera sia professionale a livello di campione, poi con gli studi lungo lo stesso filo comune, che è quello appunto dello sport e del management. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, il professore Carlo Malinconico. Grazie molte e grazie della conduzione.
E grazie anche a lei, Valerio Bernabò, in bocca al lupo. Grazie mille, crepi il lupo, è stato davvero un piacere. Piacere nostro e grazie anche ai nostri telespettatori. Appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.